Al Comunale di Saluzzo si affronta un altro balcone che non va feltea. I precedenti risalgono alla scorsa stagione, quando i gialloblu si imposero per 3-1 l'ultima giornata, prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per le vittime di Corinaldo. Nell'altro balcone fa il debutto l'attaccante Gori, trasferitosi dalla vicina Riccione. Per lui un conto aperto con la causa gialloblu. Due partite giocate in stagione e due successi tra Riccione e Alta Valconca. L'inizio porta proprio il suo timbro, con il primo tiro verso lo specchio della porta terminato a lato. L'Alta Valconca, seppur occupa i piani bassi di classifica, non ha timore di un nuovo feltea forse troppo attendista. Il tentativo di Ceramicola viene sporcato da Gori, battezzando la traversa. È il primo segnale di un pomeriggio da incubo. Sotto il sole che splende, Cupi prova a giocare con i raggi solari. La sua punizione provoca l'involontaria deviazione della difesa di casa sui piedi di Sebastiani, che non riesce ad approfittarne come vorrebbe. Dall'altra parte Niang, tra i più positivi dei suoi, apre in direzione opposta, dove al tiro arriva in corsa Ricciati. Semprini è ben appostato, ma se il dovere rappresenta anche il piacere, ecco che l'Alta Valconca si trasforma da grande quando Amadei insegue un innocuo pallone scaraventandolo al centro, dove trova Ceramicola che in tuffo di testa inventa un bellissimo gol che non lascia scampo al bravo Semprini. Il replay ci mostra proprio l'acrobazia del centrale difensivo in maglia numero 6, applaudito dai propri compagni di squadra. Il nuovo affetto non demorde, l'iniziativa partita da Sebastiani, conclusa da Balducci, chiama la presa a terra il portiere di casa. Qui Niang, dall'altra parte, in contropiede chiude troppo il destro. L'Alta Valconca continua ad offendere, cross in direzione Pasini, tentativo ribattuto sul piede di Pazzadini che trova la grande risposta di Semprini. Poi, interpretazione del regolamento, punizione fischiata a favore dei Nuova Felte, ambulatori in sistema dove il pallone, quando sembra pronto per calciare la punizione, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Interpretazione del regolamento da comprendere con il signor Rossi di Cesena. Nella ripresa Gori si rende pericoloso dal calcio piazzato, Semprini afferra la sfera, mentre il tentativo di Balducci dall'altra parte dimostra il pomeriggio negativo della squadra gialloblu, tanto che Cevoli, neo entrato, viene dimenticato in area di rigore con il suo colpo di testa che si alza sopra la traversa, ma fa infuriare letteralmente il portiere Semprini. Baldinini, neo entrato, prova a giocare di sponda, Muratori si invola su questo pallone ma cade all'interno dell'area di rigore, stretto tra Ferri e Bertuccioli. Il signor Rossi decide per il proseguimento del gioco, per poi ammonire Muratori per simulazione, ma possiamo dire tranquillamente che rigore non c'era. La domenica nera prosegue quando l'Alta Valconca perviene al raddoppio, Ricciati serve Pasini, Veronica di quest'ultimo combattuta finale in fondo al sacco, 2-0 e fine dei giochi. La sintesi del match, la domenica nera di Nuova Feta, è rappresentata da questo primo piano a cura di Paolo Arcangeli sullo sguardo del portiere Semprini.